Io ho incontrato il console un mese fa, è una persona squisita, ma la cosa che mi ha impressionato di più è una persona assolutamente tranquilla. Questo modo di raccontarti le cose è veramente rilassante. Però poi intravedi dalle parole che dice e da quello che ti racconta una vita di un'intensità pazzesca, veramente pazzesca. Quindi secondo me sarà un piacere ascoltarlo. Prego. Buongiorno a tutti. Credo di aver dato un'impressione di me sbagliata alla professoressa, perché a volte mi considero un mero bieco burocrata, perché probabilmente questo sono. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti di nuovo. Io sono Mauro Massoni e sono attualmente il console generale a Lugano. E, 58 anni, e in breve le mie esperienze lavorative. Laureato in scienze politiche, dal quarto ginnasio, all'epoca c'era il ginnasio, sognavo di fare il diplomatico e quindi in automatica mi sono iscritto a scienze politiche. Quando ancora mi dovevo laureare ho cominciato a frequentare il corso di preparazione alla SIOI, quello di Roma, io sono romano. Questo ve lo dico, secondo me è una condizione sine qua non chi è interessato alla carriera a fare uno di questi corsi preparatori. Se possibile, neanche aspettate la laurea, cercate di farlo contestualmente per non perdere tempo. Dopodiché, quindi laureato a 24 anni e a 25 ho vinto il concorso in diplomazia, primo tentativo. Partito militare, all'epoca c'era ancora il militare, tornato a Riassunto, un anno di ministero e sono partito per Rio de Janeiro dove ero il console. 4 anni e mezzo a Rio, dopodiché consigliere politico a L'Avana, a Cuba, e 3 anni e mezzo di esperienza effettivamente interessante in un paese che insomma in quel momento viveva il periodo especiale, quindi un momento anche difficile anche per gli stessi diplomatici. E, tornato a Roma, direzione degli italiani all'estero e poi direzione delle Americhe, partito per Atene, 2 anni, rientrato. Per motivi familiari, io sono figlio unico e ho mio padre con l'Alzheimer e sono rimasto 12 anni a Roma, che è abbastanza inusuale per un diplomatico. In questi 12 anni sono stato per un anno capo dell'ufficio ONG, quindi lavoravo in cooperazione, quindi ascoltavo con molto interesse l'intervento delle due ragazze e poi per circa 11 anni capo dell'ufficio multilaterale della cooperazione, che è l'ufficio che dà i finanziamenti agli organismi internazionali, UNICEF, UNDP, FAO, ed è anche l'ufficio, e anche qui mi ricollego agli interventi precedenti, che fi finanzia il programma GPO, ai miei tempi finanziava anche il programma UNV Volunteers e il programma Fellowship. Quindi diciamo che per un certo periodo ero l'uomo della formazione e dei giovani funzionari italiani interessati agli organismi internazionali. Dopo questo lungo periodo sono stato nominato ambasciatore in Kenya, dove sono stato circa 5 anni, e dopo questi 5 anni in Kenya, eccomi qui a Lugano, sono qui da un anno, dove rimarrò per altri 2. Questo in breve è la mia esperienza. Che consigli dare a chi è interessato alla carriera diplomatica? Non voglio dire che sia la carriera più bella del mondo. Io ricordo il mio primo capo, uno quando entra e vince il concorso in diplomazia si sente quasi un superuomo, e lui mi disse: Mauro, andare adesso, all'epoca c'era ancora la lira, con un milione puoi stare 15 giorni in Marocco. 15 giorni in Marocco è molto interessante, starci 4 anni è la morte civile. Ora, devo dire, fu una battutaccia, credo anche infelice, perché probabilmente stare 4 anni in Marocco comunque puoi avere delle esperienze anche dal punto di vista culturali estremamente interessanti. Però indubbiamente è sicuramente una delle carriere più interessanti del mondo, una carriera dove chi riesce a vincere, da appena entrato si è automaticamente vice capo ufficio, quindi si hanno responsabilità
Prima uscita si può andare tranquillamente a fare il console, quindi anche lì essere il capo e avere sotto di sé una struttura di 20-30 persone a seconda dell'importanza. Quali elementi secondo me sono importanti? Almeno vi dico la mia esperienza, poi non so se sia ancora valida. Ai tempi dell'Università di Scienze Politiche a Roma, per me il mondo si divideva in ciò che lo scibile si divideva in ciò che era utile al concorso e ciò che non lo era. Ragione per la quale io non so, ho dei figli che hanno più o meno la vostra età, ma devo dire ho un colloquio difficile con loro, per cui non riesco bene a capire quanto l'università sia cambiata rispetto ai miei tempi, ma la mia scelta è stata quella di inserire tutte le materie che erano utili al concorso, che venivano richieste in concorso, e evitare di fare esami su materie che non mi servivano. Ovviamente le lingue, adesso ai miei tempi anche conoscere bene l'inglese non era così comune, adesso chiaramente l'inglese si dà per scontato. Controllate nel sito della Farnesina qual è la lingua, credo che sia ancora il francese, quindi è inutile, voglio dirvi, studiare lo spagnolo se siete interessati alla carriera diplomatica, quando poi la seconda lingua che vi chiedono è il francese. Quindi puntate su quelle 5 materie. La differenza principale rispetto a quando ho fatto il concorso io è che non sono le materie degli iscritti, perché è sempre diritto internazionale, storia internazionale, economia e politica economica, inglese e francese. Quello che fa la differenza è il test attitudinale. Anche su quello vi dovete esercitare, perché dai racconti che mi fanno, purtroppo devo dire ormai giovani, quindi i miei numeri 2 o 3 quando li ho avuti, questo apparentemente sta diventando l'ostacolo più difficile. Puoi essere espertissimo nelle 5 materie, ma se non riesci a passare quello automaticamente sei fuori. Quindi anche su questo vi dovete assolutamente esercitare, e c'è la possibilità. Non so se l'università vi possa in qualche modo aiutare, ma ci sono maree di testi noiosi, lo so benissimo, ma se non passate questa prova automaticamente non accedete agli esami. Altro elemento, ricordate che scrivere in bella e in brutta può essere una perdita di tempo eccessiva, quindi dovete cercate di impararvi a scrivere bene in italiano direttamente, senza dover necessariamente ricopiare. Una delle questioni che mi colpisce di più è che spesso nel mio lavoro trovo che soprattutto i giovani, se si devono scrivere in inglese, lo fanno correntemente, nessun problema a farlo anche meglio di me. Quando è l'italiano, devo dire che ogni tanto vedo delle follie in giro. Non so se è un bene o un male, ma la lingua di comunicazione del Ministero degli Affari Esteri italiano è, e credo lo rimarrà anche nel futuro, l'italiano, quindi bisogna sapere scrivere correntemente. Poi c'è un po' di burocratese, che quello si impara poi una volta entrati, ma cioè io sono uno che di solito non perdo quasi mai la calma, sbrocco una volta o due all'anno, ma devo dire mi è capitato certe volte degli errori di fronte a errori di ortografia che mi devo mozzicare la lingua. Gente che ha passato il concorso che mi domando come abbia fatto, però sul saper scrivere correntemente in italiano, scusate se è una cosa scontata in un'università, però purtroppo è l'esperienza. Quindi secondo me dovete essere determinati. Io è stato molto interessante, come dicevo, l'intervento delle due ragazze e anche della dottoressa qui, cioè non potete arrivare alla laurea con le idee vaghe, con le idee confuse. E devo dire, è facile per me parlare, forse sono un'altra generazione, i miei figli che hanno la vostra età, se li chiedete che vuoi fare da grande, la risposta è veramente deprimente. Dovete avere le idee chiare. Voglio fare il diplomatico? Benissimo, puntate tutte le vostre forze, scordatevi estate, mettete in preventivo 2 o 3 anni di full immersion, quindi scordatevi anche fidanzata o fidanzati, e quindi essere estremamente determinati, e
puntare appunto sulla, sulla preparazione. Come vi dicevo, una volta entrati si hanno delle responsabilità immediate. Responsabilità vuol dire, mi riferisco soprattutto a quelle contabili, se a me dessero un euro per ogni firma che mi fanno mettere ogni giorno sarei miliardario. Nel senso, quando sei capo di una struttura, che sia consolato, che sia ambasciata, firmi praticamente tutto te. E quindi è anche importante saper gestire i propri collaboratori e imparare a conoscere di chi fidarsi e di chi non fidarsi. Per un giovane la carriera diplomatica è interessante anche perché, vi ripeto, oltre che si accede immediatamente alla dirigenza, quindi è uno dei pochi concorsi, credo assieme alla magistratura, che mette il vincitore immediatamente nella fascia dirigenziale, e ti dà anche economicamente, no, ora non mi metto a parlare di soldi, per carità di Dio, però economicamente rispetto agli altri impieghi statali, no, ovviamente all'estero, ma anche in Italia, è ben retribuito in questo momento. E quantomeno come impieghi statali, è chiaro, voi siete in una zona dove prevale il privato, quindi probabilmente non è che 2.500 euro al mese di stipendio vi sconvolgano, ma io ricordo ai miei tempi, io ho fatto l'allievo ufficiale, quando mi sono congedato e sono entrato in diplomazia guadagnavo meno da diplomatico che da sottotenente, quindi per dirvi come siano cambiati i tempi. Adesso lo stipendio anche di un ragazzo o di una ragazza appena entrato è interessante. E determinazione, un tempo mi ricordo si doveva fare un certo sforzo tanto per la carriera diplomatica che per il programma GPO a prendere delle ragazze anche, quindi c'è un problema di gender. Devo dire, non so dirvi per il concorso in diplomazia, ma per quello per il GPO mi ricordo che gli ultimi anni dovevo dire prendi anche qualche ragazzo, non prendere solo ragazze, nel senso di dire che adesso non c'è più questo problema, quindi le ragazze in questo settore, che sia la diplomazia che le Nazioni Unite, non subiscono assolutamente discriminazioni. Da ultimo un riferimento, e rimane una carriera interessante, ripeto, non soltanto perché ci dà la possibilità di viaggiare. In generale si passano 8 anni all'estero, 4 e 4 in una sede, e poi si torna a Roma 2 o 3 anni e poi di nuovo altri 8 anni e poi di nuovo altri 8 anni, quindi più o meno è questo. Ma l'altro aspetto che io ritengo interessante è che non ci si fossilizza su un settore, cioè si può lavorare in cooperazione nel settore culturale, nel settore politico, nel settore economico, nel settore consolare, come ho fatto io all'inizio della mia carriera e sto facendo in questa fase. E dopodiché uno è chiamato a confrontarsi con una tale quantità di problemi che francamente non ci si annoia. Un mio numero due a Santiago, scusate, a Nairobi, adesso è a Santiago, e leggevo un suo commento su Facebook, da una noia quasi assoluta alla legge marziale. Quindi voglio dire, anche in paesi che ormai diamo tutti per scontato che siano tranquilli, che quindi gli aspetti economici siano ormai quelli prevalenti, potete vedere come le cose possono cambiare drammaticamente. Io mi fermerei qui e se ci sono domande sono a vostra disposizione.